L'annuncio del Ministro della Salute di consentire la somministrazione della pillola RU486 in day hospital ha delle gravi conseguenze con riferimento alla salute della donna, la quale assume questo farmaco in ospedale, poi torna a casa e nella totale solitudine affronta la fase dell'espulsione dell'embrione feto, anche con il rischio di gravi emorragie. E poi dopo qualche giorno ritorna in ospedale per verificare che tutto ciò sia avvenuto. La legge 194, pur drammatica, ha come presupposto in questi casi la tutela della salute della donna ed è il motivo per cui la pratica abortiva si verifica totalmente, integralmente all'interno di una struttura ospedaliera. Inoltre, questa decisione finisce col banalizzare la interruzione della gravidanza. Momento davvero drammatico, sembra quasi un'assunzione di un farmaco finalizzato a un fai da te, a un momento dove una vita invece viene annientata e davanti a quella vita che viene annientata c'è, da un punto di vista sociale, una scarsa consapevolezza nel momento in cui tutto questo avviene nelle segrete stanze di una casa, di un bagno, lontano da una struttura medica. Inoltre occorre anche ricordare che il Parlamento italiano avrebbe potuto fare tanto in termini di prevenzione, di aiuto alle donne, di aiuto alla maternità e questo non è stato fatto e quindi davvero assume oggi una particolare portata che genera amarezza il fatto che anziché offrire nuovi sostegni e strumenti di tutela della gravidanza, si finisca invece di renderla una pratica fai da te, tra l'altro addirittura estendendo fino a 9 settimane la possibilità di, attraverso un aborto chimico, di distruggere questo embrione. Ricordiamoci, sono vite umane, è un dramma e lasciare in solitudine la donna significa aumentare il dramma, che normalmente lascia comunque degli strascichi psicologici in capo alla donna che ha abortito e che a questo punto la lascia nell'angolo in totale solitudine. Davvero non ci saremmo aspettati che un ministro della salute avesse quale obiettivo quello di marginalizzare questo fenomeno dirompente, drammatico e socialmente rilevante.